Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale, in questo bel frame rate molto 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 ballerino. Allora, proseguiamo dove ci siamo lasciati l'ultima volta, e cioè da qua. Io sto capendo dove cacchio devo andare. No, io sono balzato giù da lì, esatto. Qua c'era il tizio, il ciccione, così non stanno benissimo. Ho una paura che si sveglino da un momento all'altro questi che veramente non immaginate. Allora, scrutiamo bene gli angoli. C'è una sedia. E quindi si prosegue di qua. Bene. Non mi sento sicurissimo, eh. Ma per un cazzo proprio. Poi c'è sto stronzo che mi... Volevo capire se era da solo o se rischiavo di svegliare qualcuno. Sento camminare. Sentivo camminare. Allora, cerchiamo di capire un attimo. Ok, qui sotto, quindi di lì probabilmente si va lì poi. Aspettate, dovrei avere un binocolo da qualche parte. Ma non vediamo molto. Ok. Non c'è niente, no. Muri invisibili? No. C'è qualcosa da raccogliere, ma lo farei dopo, visto che si va avanti di lì. Aspettate. Rumorista. Oh, attenzione. Questo chi cacchio è? Albert, il cavaliere del leone. C'è un boss allora. Tra l'altro l'armatura di Faram. Quella, una bellissima armatura che a me è piaciuta. Piaceva veramente tanto, presente in Dark Souls 2. Ma cazzo, siamo qua. Quante strade, vacca troia. Non ho più vita. Falò, no. Falò, no, 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 no. Grande anima di cavaliere abbandonato. So. Abbonato. Puoi saltare? Iafamo? Iafamo, Iafamo. Anello del segreto. Attenzione! Attenzione. Aia, speravo di non farmi così male, però vabbè. E poi c'era anche l'altra strada. Ah, i video... Ah, questo qua sarà un po' più lungo del solito, per fortuna, perché adesso ho un po' di tempo per poter registrare, quindi... Anello del sacrificio che immagino sia come quelli. Questo anello mistico è stato creato in un rito sacrificale in nome di Velka, la del peccato, la morte, vabbè. Il vero valore di un sacrificio dipende dalla vita, che grazie a esso viene risparmiata. Bellissima questa frase. C'è uno di quelli e basta, sembra ci sia solo uno. Sì. No, col cazzo che c'era solo uno. Allora, noi siamo sempre invulnerabili quando facciamo... Porca puttana, non aspettavo che facessero così tanto male, cazzo. Siamo invulnerabili quando ad esempio facciamo il backstab o lì. O il parry. Bella fiore verde. Fiore verde era quello che però ripristinava la velocità di mana, vero? Esatto, sì, il mana, l'energia. La legione di non morti di Faron è solito usare questa pianta annuale che riesce vicino alle acque incontaminate per brandire le proprie spade con slancio irrefrenabile. Io però non ho più vita, ragazzi. Via, via! Prendiamo puttane la CPU. E qua dove andiamo? Mamma mia, non è che mi senta sicurissimo, eh. Attenzione. Ah, ah! Shortcut, uno shortcut! Oh, forse ho capito dove siamo.
Eh sì che siamo qua, eh sì che ho capito. Abbiamo beccato lo shortcut, attenzione, abbiamo beccato lo shortcut. Grande, grande così, cazzo. Vediamo. No, 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 allora non ho mica capito dove siamo qua. O forse sì, aspetta. Aspetta che ho capito. Lì c'era il drago? No. No. Ah, ok. Siamo quello iniziale allora. Dove c'erano i cani? Grande. Dove c'erano i cani siamo? Bastardo di merda. Puttana Eva. Se io scappo. Vabbè, ma intanto comunque il falò è quello. Volevo scappare, volevo farla di corsa perché tanto il falò era lì. Solo che mi ha proprio preso di punta. Vabbè, però noi ci sediamo al falò e andiamo qui. Andiamo qui, a parte il frame rate che mi sta facendo venire la nausea. Solo dobbiamo sistemarci un attimo. Mamma mia che frame rate! Ah no, aspettate che vado a uccidere questo stronzo qua di sopra. Andiamo sulla ringhiera, per favore, bella. Cagnolino! Su. Lo zombuccio e il cagnolino caruccio. Vieni qua. Forza. Cagnolino? Bravo, bravo, bravissimo. Bravissimo. Questo è più piccolo dell'altro, non sbaglio. Sì, sembra più piccolo, vabbè. Vado ad uccidere questo. Che mi ha fatto male prima. Ok. Mi ha visto. Un'estrema cattiveria. Cosa positiva, ripeto, che abbiamo trovato lo shortcut. E questa è una cosa molto molto importante. Il primo vero shortcut del gioco. E adesso lo sfruttiamo per andare al falò. Cioè per andare a livellare. Scusate un attimo, ma... Oh, ma erano due i draghi, quindi quello lì... Quello lì è morto. E quello lì invece è vivo. Ah, credo fosse quello lì che si era svegliato. Va bene. Torniamo qua all'altare del vincolo. Una stregoneria perduta. Dio, non devo leggerli questi però, cavolo. Diola Sil. Dove è andata la tipa? Tipa? Scusi, ah, ecco. Welcome. Scusami. Welcome home speak. Very well. Then tell Higgins. Allora, dobbiamo aumentare un po' la destrezza. Non riesco. E aumentiamo, vabbè, andiamo avanti un po' con la forza. Non ho altre anime. Dovrei averle, mi pare. Sì. Panico. Mi bastano, sì. Welcome, I'll speak very well, then take. Sì. Tempo. La stamina, ricordate, è sempre una delle caratteristiche più importanti di questo gioco. C'è Fabbro. Lui non ha qualcosa da dirmi, no? No.
robe di fiaschette non ne ho trovate, mi pare, quindi è anche inutile che vado da lui. Però lui non vede neanche niente, non vede questo, non posso. Aumenta usi Estus, no, niente. Sì, noi, cioè, ricordarci che subiamo tanto danno, cioè io l'altra volta mi sono lamentato perché avevamo poche fiaschette, in realtà ne abbiamo 5, non sono poche, solo che noi subiamo tanto danno e quindi ne usiamo di più, ovviamente. Perché subiamo tanto danno? Perché siamo nudi praticamente, abbiamo un paio di pantaloni e basta. E già che abbiamo trovato un'arma decente e soprattutto uno scudo, perché quello là era veramente qualcosa di inguardabile. Mamma mia il frame, mamma mia il frame rate, mamma mia, mamma mia. Pignolino, tanto aspetti che io... Ah! Oh no, no, panico. Beh, scusatemi, vado ad uccidere il vostro amico qua sopra. Attimo solo. Il vostro amico che mi sta molto sul culo qua. Aia. Venga, 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 venga lei, dottore. Violino, volevo modificare l'arma, ma a quanto pare diventa difficile così. Mamma mia. Ma lì c'è un boss di sicuro, dai, è impossibile, non ci credo che non c'è. Dai, ma neanche se lo vedessi non ci crederei. Mamma mia. Gemma grezza? Che cazzo era gemma grezza? Mi scusi, dottore. Gemma grezza. Infondi per creare un'arma grezza. Attenzione! Una gemma di titanite infusa utilizzata per forgiare le armi... Viene utilizzata per creare armi grezze. Le armi grezze sono facili da impugnare e infliggono danni maggiori, ma non vengono potenziate dagli attributi. Stia lì lei, non lo voglio neanche vedere. Andiamo giù. E qua dobbiamo stare attenti al trappolone. Al mega trappolone qua. Al mega trappolone, sti stronzi. Guarda quanti sono. Guarda quanti sono. Fortunatamente questi vanno giù con un colpo, quindi... questo è un bello shortcut. No, qua giù dobbiamo andare. Ok, là c'è un altro, bene. Ok. Allora, qui c'è un simbolo di... che adesso non vediamo perché chiaramente siamo morti. Veramente? No, dai. Sì, sì, evoca. Cioè, se devo uccidere questi qua da solo, me la cavo più. Mi affamo? Grazie. Ok, questo è il nostro primo NPC che abbiamo evocato. Coraggio. Mi sembra anche piuttosto cazzuto. Cazzuto, cazzuto. Cazzo fare, scusa. Con cattiveria! Ah, anche lui con cattiveria, con tanta cattiveria però. Esagera, ma non prendetela tutti e due con me però. Cioè, la vacca troia, che azione ha fatto però sto storia. Sono dietro, no? Mamma mia. Attenzione. Elmo. Aspetta. Ci mettiamo subito l'elmo. Quello che cazzo sta facendo da solo?
Ma vieni qua, lascia stare, vieni qua, biondo. Panico, abbiamo creato il panico. Là mi sembra che ci sia qualcosa di brutto. Qua non lo so, vediamo. Qualcuno che mi tira le frecce qua. Ti puoi curare, cazzo, che c'è mezza vita in meno. Cosa fa quello lì? Ah, sta combattendo. Esagera, è cattivissimo però. Cosa sono sti robe? Non so, ma io non mi sento sicurissimo. Questa è un'area da boss. Cazzo, questa è un'area da boss. E di là che cazzo c'era? Scusatemi, ma fare un boss adesso non è che ne ho molta voglia. Anche perché non ho più braci, quindi poi dovrei affrontarmelo da solo. Altro cavaliere. No, ma se siamo in due. Dammi qualcosa, questo cazzo di scudo di lotta, che non posso ancora usare, mi pare, vero? Cazzo, ah no, è lui, mi sono cagato in mano. No. Però almeno abbiamo un elmo adesso. Lucerne, la lucerne. Bella. Però serve 13 di destrezza, vabbè, quello ci arriveremo prima o poi. Là sopra. Ce n'è un altro di quelli. Perdonatemi, ma prima vorrei un attimo pulire l'area per capire come funziona. Ah, questo è l'attacco, ok. Non mi sembra molto. No, cazzo! Mortacci tua. Vabbè, pigliatela con lui, va. Usaggio, non gli facciamo un cazzo. Io credo che se ci becca ci devasta. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Panico! Panico! Dai, attaccalo anche tu, vai veloce! Mamma mia! La stamina! Vedi che si cura? Ok, si cura. Cazzo fai? Hai finito di tirare botte per terra? La cazzo di cane. Di là o di qua? Di là o di qua? Di qua. NPC? Ah, ma questa era quella là? Qui dovevo portare l'anello? Sì? No, Emma. Sì, no, no, si chiama Loretta quella là. No, no, no. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Piccola bandiera di Lothric. This farewell gift is for you. It is the insignia of an old covenant. Quello là rimane da fuori. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old Concord will beckon noble blue sentinels.
to hunt these foul spirits. Ah, okay. Unkindled one, head to the high wall's base. Go through the great gate, and but beware. The vile watchdog of the Boreal Valley. Unkindled, go but the... Ok, quindi ci dice di andare sostanzialmente lì per... Vediamo quello che ci ha dato, perché non ho mica capito cosa cavolo ci ha dato. Inventario. Per un'arma raffinata. Le armi raffinate sono difficili da usare efficacemente, ma consentono di sfruttare al meglio la forza e la destrezza. Questa è una cosa nuova, eh. Piccolo stendardo portato ai messaggeri. Sollevalo fuori dal cancello principale del castello affinché una scorta ti accolga. Quando comparvero le mura a sentiero per l'insediamento... No, non si può usare. Il sentiero per l'insediamento dei non morti fu bloccato e giunsero messaggeri con questo stendardo. Era stato assegnato loro un compito, ma la strada del ritorno era interrotta. E poi ci ha dato un anello. No, non era un anello allora. Questo. Via blu. Una pergamena azzurra in pelle di pecora, decorata con un antico simbolo lunare. I membri della Via Blu sono i beneficiari di un antico trattato. Non si può usare. Quando uno spirito oscuro li minaccia, ricevono l'assistenza dello spirito blu. L'evocazione avviene automaticamente quando questo è equipaggiato. Ma quindi bisogna equipaggiarla. Ma sì, giustamente... È, diciamo, la Via Blu che c'era nel 2, sostanzialmente. Vediamo se c'era qualche oggetto lasciato in giro, ma non vedo proprio nulla. Nulla qui. Non si può fare nulla, si può interagire, no. Va bene. Andiamo là, sembra proprio un boss quello là, allora, a sto punto. A questo punto, grazie per questi scatti. Il problema è che se muoio poi non posso più rievocare lui perché non ho più braci. Dove sta qua? Questa è un'area di un boss, dai, si vede lontano un miglio, cazzo. Ma tipo qua? No. Ma posso equipaggiarlo qua? No. Quindi devo capire se qua mi tocca fare un boss. Vieni o stai lì all'ingresso? Cioè, devo proprio andare io? Così? Da solo? Perché ho la vaga impressione... La vaghissima impressione... Cane, c'è il cane. Avevo una vaga impressione. Posso bere un attimo? Veloce. Mamma mia, fa paura. La vacca, troia. Cazzo, mi sta congelando? Non lo so. Vacca. Ah, vabbè, ma è piuttosto debole però. Cazzo, pensavo mi avesse fatto una presa. Ah! Ma porco. Non vedevo più niente, ragazzi. Purtroppo non vedevo più niente, quindi non è che potevo fare... Lancia del coccige. Come lancia del coccige? Lancia nel coccige. No, vabbè. Non ho più braci io però, cazzo. Vabbè, facciamo sto pezzo velocemente. Dai, muoviti, cazzo. Bella. Sì, bella. Mi è piaciuto, aspetta, va. Torniamo a farlo, va.
E lì non ho più visto assolutamente dove ero, e vabbè. Adesso non ho più braci io, e vabbè, che cazzo devo fare? Cane, dai, su. Cane. Lentissimo il colpo pesante, è lentissimo. Oh, mamma mia, non credo mica più. Abbiamo un, sì, questo, uno status, livello 16. Questo non era difficile quel boss, però è chiaro che le prime volte che non conosci i moveset così, non è semplice. Non può essere semplice. Attenti a questi però. Okay. Si sono pericolosi perché se cominciano a fare quegli attacchi lì, che tra l'altro ricordano molto gli attacchi dei non morti di Dark Souls, quelli continui. Ah, ho sbagliato io stavolta. Ho sbagliato io. Posso andare o no? Devo capire un attimo i due cavalieri qua cosa fanno. Forse adesso è il momento di andare, che non mi vedo. Bella zio, salto provetto. Fiaschetta prima di entrare, veloce, entra. E dove sono le anime? Le anime sono là. Mi scusi boss, signor boss, mi perdoni ma devo andare a prendere le mille anime, che sono là! Che sono là! Cristo! No! Più stamina! Ah, ah, mamma mia! Mamma mia, non so come ho fatto a schivare quello. Mortacci tua. Ah! Il roll verso è sempre... Quello funziona sempre, è sempre una tattica che funziona. No, cazzo, ho sbagliato tasto. Bevi, bevi! Ho sbagliato tasto, cazzo! Il culone, attenzione! Che cazzo fa? Vacca! Vacca lurida! Qua fa qualcosa di brutto di sicuro! Di molto! Giuda. Certo che se cominciamo così, ragazzi, se cominciamo così, taglio. Rieccoci. Ah, cazzo, volevo potenziare, vabbè, non importa. Lasciatemi andare a prendere le anime. Scusi, boss. Vort della Valle Boreale. Ho capito che sei della Valle Boreale. Però non rompere il cazzo, eh. Nel culone. Affanculo. Aspetta! Panico! Estremo panico. Culone. Mamma mia!
Mi sto veramente cagando in mano. Ah, da un minion ho droppato una titanite, quindi magari... Mamma mia! Basta. Adesso comincia a caricare però. Lui vacca lurida. Panico! Aspetta, aspetta! Lontanati! Via, via! Ah, come ho congelato! Vacca troia, bevi, bevi! Vacca troia, bevi ancora! Non capisco più un cazzo io però! Non vedo un cazzo però, aspetta, va, che faccio un attimo un arretramento. Due lungo, esatto. Aspetta, allontanati, va. Bevi! Mamma mia, mamma mia, panico totale. Panico totale. Ma sveglio, il primo boss non ci ha droppato l'anima. Anima di Volt della Valle Boreale, un'anima corrotta, intrisa di potere. Usala, Volt servì come cavaliere della missione, senza mai abbandonare la danzatrice in fuga. Allora, falò, livello, assolutamente come se non ci fosse un domani. Aspetta, guardate che controllo un attimo l'ora perché... Mi bevo un sorso d'acqua. Dov'è la signorina? Signorina, eccoci. Welcome home, speak. Very well, then to Hegna. Che famo? Questo, famo questo e famo uno di questi, via dai. Farewell, Ashen One. Addio, creatura d'acqua. Sì, 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 ciao, ciao. Cazzi, proseguiamo. Adesso magari ancora una quindicina di minuti o una decina, boh, adesso vediamo. Ok, parte il 17 fps, adesso andiamo un po' meglio. Siamo in una nuova zona, ragazzi. Oh, fantastica. Sporgite la rupe e alza la bandiera. Non basta svegliarsi al mattino? Bellissimo, aspettate, faccio uno screenshot che è veramente qualcosa di fantastico. Bellissimo. Alza la bandiera! No, è fantastico veramente. Ricordi? Déjà vu?
quanti corvi. Non mi sembra una zona molto... Un insediamento di non morti. Ma accendiamo subito il falò. Bellissimo comunque, veramente eccezionale. Paesaggi veramente fantastici. Perché qua c'è quel colore viola? Lo vedete anche voi? Oh. Ogni tanto problemi di... Va bene, sento... no. Grande anima, eccetera, eccetera. Non c'è niente, no. Qua. Qua muoio. Allora, lì ci sono dei non morti. C'è uno sicuramente che è più vivo che non morto. Aspettate che vado un attimo qua. Che voglio esplorarmelo bene questo gioco. Sento camminare. Ah, qui. Ah, si è aperta la cosa. Si è aperta la grata, sono usciti i cani che stanno attaccando i non morti. Fantastico. Fantastico. Bellissima questa scena. Merda, palo, palo, palo. Sono usciti i cani che si sono messi ad attaccare i non morti. Comunque è bellissima questa scena, eh. Cagnolino? Cagnolino? Sono rimasto qua io però. Quindi di là immagino che non si possa andare. Perché è stato lui ad aprirlo? Cazzo. Ah, posso aprirlo? Famo? Vabbè, tanto c'è il falò qua. Giusto di qua? C'è un altro falò lì. Aspettate che attiviamo anche questo. Ok, adesso volevo andare a vedere dall'altra parte però io. Perché c'è una strada anche di là. Devo masticare, teschio esca è uguale a quello che già conosciamo, immagino. Un teschio intriso con essenze di delle anime, preparato dai predicatori della cattedrale della profondità, lancialo e lanciato e infranto e mette anime che attaggono i nemici, ma non funziona in tutti i casi. Sì, solita cosa. E volevo capire che cazzo erano sti robi. Da quanti che ce ne sono? Non succede niente. Please, grant me death. Undo my shackles. È l'unico vivo lui. Che sono tutti morti, lui è l'unico che respira. Ma bellissimo comunque. Qualcosa di eccezionale. Ah, c'è un drago. È un drago, sì. No. Può successo qualcosa. E cosa devo fare? Devo ucciderlo? Non voglio ucciderlo. Oh. Oh, then it's true. A champion of Ash as I live and breathe.
To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, Champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Assolutamente. Oh, I am honored, truly. I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. Sì. Bellissimo. Tra l'altro, sono molto interessante come personaggio, perché doveva morire, ma perché doveva morire? Tutti questi sono morti, quindi ecco perché sono così. Sono morti tutti. Doveva morire, è successo qualcosa che doveva decretare la sua morte, ma così non è stato. Diventa interessantissima la questione, veramente molto interessante. Ragazzi, io direi che possiamo salutarci qui per questo video. È venuto più o meno un 45-50 minuti, adesso vedo un attimo. Se c'è qualcosa qui attorno. Oh mamma, mi sono incastrato. Da recuperare, ma non vedo granché. Ah ok, sì, questa zona purtroppo l'avevo vista in un video. Dovevo... Siamo al villaggio praticamente. Va bene ragazzi, ci salutiamo qua, dai, non andiamo troppo per le lunghe. Alla prossima. Bye!